Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Fast Fishing. Quest'oggi Fast Fishing autunnale, questo video è stato registrato infatti ieri. Ho provato a fare un esperimento, in verità un paio diciamo. Allora, intanto ho registrato questo video con una visuale molto più ristretta, però secondo me, cioè secondo me, è qualitativamente migliore l'immagine diciamo. Ditemi se vi può piacere di più rispetto a quella classica, che è più aperta. Però c'è meno qualità. Seconda cosa, ci terrei che tutti voi guardaste il video fino alla fine e soprattutto rifletteste sulla terza cattura che ho fatto e perché l'ho fatta. Mi raccomando, ragazzi, se vedete cose del genere, pesci intrappolati, ovviamente senza prendere strappo, senza cose, però prendendoli per la bocca, cercate di salvarne il più possibile. Perché è questo che fa un bravo pescatore. Quindi mi raccomando, ragazzi, superiamo gli 80 like per questo video. Settimana prossima, competition is life. Vedremo com'è andata la situazione a Padova. Dunque mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E dunque direi, via col video! Presa. Finalmente prima carpa, mangiata spettacolare a vista. Vediamo se mi ricordo ancora come si combatte una carpa. Una cosa che mi ricordavo sicuramente è che vogliono andare in mezzo alle erbe. Ho anche la frizione totalmente chiusa io. Ok. Devo regolarla un attimo. Perché l'avevo chiusa. Mangiata bellissima. Fenomenale, anzi, vista l'esca, ho provato a dargli un colpetto, gliel'ho spostata e l'ha mangiata. Adesso vado a vedere se la riva tiene, sì. E quindi dove arriva la riva? Beh, qua si scivola un po'. Ok, allora. Mettiamo il guadino. Ok. Intanto lo metto già in acqua in modo da essere pronto. Guardate che bella dorata che è questa carpa, proprio un bellissimo colore. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Guardate che riflessi, bella carpetta, ha mangiato bene. Sì, ferma. Ok. Andiamo con rilasciarla, ossigeniamola per bene. E via che va. Preso. Quel rumore è stata la treccia che scivolava sulla mia mano. Tutto normale. Avevo la bobina aperta. Bella carpetta anche questa, questa è più chiara. Qui qua ho il guadino. Eccola qua. Sono sfondo opposta, avevo anche sbagliato lancio, l'ho spostata, ha visto l'esca e si è fiondata. TB71 Tubertin, no, TB71 Seika. And via.
colorazione naturale marroncino che ricorda un po' un verme, oltre che l'imitazione che è ovvero un coreano, un verme marino, diciamo, con il classico verme di terra. Dai. No. Qua non vuole venire su. Ok. Dai. Sono intorcolato, come si dice, con la canna. Dai. Opla. Carpettina dentro. Ecco qua. Come vedete, amo senza ordignone, è venuto via subito. Non ho neanche dovuto slamarlo. Guarda che bella carpettina. Adesso liberiamola. Buono, che mangiata. Presa. Avete visto la mangiata? Questa è una bella carpa. L'ho presa perché qua non ha abbastanza acqua e rischierebbe di morire, quindi la voglio spostare. Bella carpa, sicuramente. Sarà un 3-4 kg questo. Bel pesce. Ok. Oh, guardate qua, c'è del piccolo pesce, penso che siano degli avannotti magari di carpa. Carpa sempre caduta sul TB71, testina da 1,8. Ed è dura da convincere. L'ho lasciato un attimo mangiare, dato che prima mi ha alzato proprio sulla mangiata. Vediamo un po'. Bella, guardate che bel testone. Stupenda. Carpa bellissima. Questa pesucchia, eh.
questa pesucchia bella grossa, un po' magretta e un po' sottodimensionato come corpo rispetto alla testa, però è bella. Eh sì, 3-4 kg questa. 3-4 kg, guardate che bella. Bella dorata, un po' ombrata. Questa merita un paio di fotine. Bellissima carpa, guardate qua. Che carpa. Adesso andiamo a portarla dove avrà acqua e cibo, in modo da passare l'inverno. Ok. Eccola qua che va. È venuta fuori dall'acqua pochissimo e guardate che bella. Ecco, qua avrà molta più acqua dove vivere.